Abbiamo avuto un po' di problemi perché la gente, non potendo uscire, appena trovava un attimo di libertà, scendevano a massa. E noi si lavorava il triplo. Di più. E io ero in un'altra discarica, ero a Utmate. E lì segnavamo macchine, furgoni, quelli che arrivavano, e un giorno abbiamo fatto 300 macchine e 100 e passa furgoni. Normalmente si facevano sulle 150 macchine 15-20 furgoni. Organizzate che uno è davanti al cancello, alla sbarra, e faceva un pochettino alla volta per entrare, però alla fine si faceva anche 2-3 km, si faceva, e loro si diventavano agitati che... Facevamo entrare due macchine sopra e due macchine sotto. E facevano casino perché volevano entrare tutti insieme, volevano entrare. E niente, tutto questo è successo. Ci hanno fatto tubolare un pochettino. Abbiamo avuto un anno proprio duro. C'è e ancora questo fermo, ancora... Non c'è quell'afflusso. Adesso io sono 3 mesi che sono qua, non sono più a Usmate, però quella... Ma quell'aria e quella là, quelle sono le più importanti, Arcore e Usmato e quelle che ci sono anche 300-400 macchine al giorno. E qui a Trezze, vedete, ma quelle di piattaforma là è così, Arcore, Usmate, Rimercato, tutta quella zona è proprio affollatissima. È grande perché sono due paesi insieme. Un altro problema che me l'hanno creata è stato a Basiana, proprio nel periodo di coronavirus, che è venuto i vigili e la protezione civile a mi dare una mano, perché non ce la facevo io da sola. E loro sono messi sulla strada e me le facevano entrare loro 10 alla volta, 5 le dividevo io. E abbiamo avuto un po' di problemi, insomma. Anche lì a Usmate è venuta la protezione civile. Sì. E poi io sono andato, mi hanno dato l'incarico per andare a disinfettare tutte le piattaforme. E facevo ogni 15 giorni, una settimana, non mi ricordo, ma adesso facevo i giri di piattaforma e disinfettarli tutto quando era chiuso, giustamente. Questo.